Qualcosa si muove nel cuore della foresta. Animali dai quali non ci si aspetterebbe mai un attacco. Questi elefanti stanno distruggendo un villaggio. Perché? Il motivo è un mistero. Demoliscono ogni casa, ma non toccano il cibo. Cosa sta succedendo? Gli attacchi degli elefanti all'uomo stanno raggiungendo livelli senza precedenti. La gente che vive con gli elefanti da anni non ha mai assistito a questa sorta di istinto omicida collettivo. Che cosa innesca tale furia negli elefanti? La loro violenza può essere fermata? Per risolvere il mistero, entreremo nella mente degli elefanti. Cosa spinge questi giganti buoni a uccidere? Pensiamo sempre che siano i grandi predatori la più grande minaccia del regno animale all'uomo. Ma esiste un erbivoro che è altrettanto letale. L'elefante. In tutto il mondo, gli elefanti uccidono circa 500 persone ogni anno. Non tutti gli elefanti uccidono, ma il numero dei loro attacchi è in aumento. Perché? Che sta succedendo? Questi mastodonti sono le creature più possenti del pianeta. Raggiungono oltre 4 metri di altezza e pesano più di 5 tonnellate. La loro proboscide contiene oltre 90.000 muscoli. Perfetta per sradicare alberi o raccogliere erba alta. Le loro zampe sono in grado di sostenere un peso di 45 tonnellate, senza sprofondare nel terreno. Sappiamo che gli elefanti sono molto intelligenti, formano società complesse e hanno una ricca vita emotiva. Ma sta succedendo qualcosa di allarmante nella comunità di queste creature. Questi giganti stanno facendo sfoggio della propria potenza in modo terrificante. Perché quest'uomo è stato attaccato e ucciso? Perché una bambina di 10 anni è stata calpestata? E perché questo custode di elefanti è stato trascinato e colpito a morte? Si calcola che 10 persone muoiano ogni settimana per gli attacchi degli elefanti. Willie Tyson, dello zoo di Pittsburgh, è noto come l'uomo che sussurra agli elefanti. È in cerca di risposte a questa crisi. Fai il bravo. Tyson è considerato uno dei migliori specialisti al mondo per la cura degli elefanti. Dai, piccolo. Fai il bravo elefantino. Ma l'uomo che sussurra agli elefanti ritiene che ci sia una bella differenza tra avere un buon rapporto con loro e dominarli. Bisogna essere completamente concentrati su questi animali. Possono attaccare e diventare molto aggressivi. Tyson conosce bene i pericoli rappresentati dalla furia degli elefanti. Honolulu, Hawaii. L'amico e insegnante di Willie Tyson, Alan Campbell, è un esperto ammaestratore di elefanti. Ma oggi neanche la sua esperienza potrà salvargli la vita. Una femmina di nome Tyke sembra impazzita. Nessuno sa cosa ha provocato questo comportamento. Alan tenta di fermare l'animale prima che uccida un custode. Ma l'elefante lo attacca. È preso da una furia inspiegabile. Lo getta a terra
e lo schiaccia sotto un peso di 4 tonnellate. Tyson è sconvolto dalla notizia della morte dell'amico. Mi ci è voluto molto tempo per riuscire a guardare la registrazione, perché io e Alan eravamo molto amici. Avevo deciso di lasciare per sempre il mondo degli elefanti. Ma Tyson è rimasto. E la ragione misteriosa che ha spinto Tyke a uccidere spinge ora Tyson a trovare delle risposte. È bello grosso. Ecco perché si è recato di persona nel bel mezzo della crisi. Bengala occidentale, India. Qui gli elefanti uccidono oltre 200 persone ogni anno. Questi agricoltori coltivano grano vicino a una foresta piena di elefanti. E gli scontri sono in aumento. Ha ucciso mio figlio! Mi scaraventò fuori dalla finestra. Pensai di aver perso una mano. Era penzoloni, gonfia e a brandelli. Gli abitanti del villaggio sono continuamente in allerta. Sanno che questi giganti non sempre sono creature gentili. Sono vere macchine da guerra. La proboscide, che ha lo scopo di intimorire gli altri elefanti, è perfetta anche per spingere e colpire. Oltre a servire per raccogliere cibo e oggetti, può afferrare, fare a pezzi e lanciare. Le enormi zampe, adatte al trasporto di grossi pesi, possono scalciare, calpestare e distruggere. E il cranio, in grado di piegare gli alberi, può esercitare tonnellate di pressione su una vittima indifesa. Ma perché gli elefanti attaccano l'uomo? Questo contadino, di nome Christian, per poco non ha perso la vita. Suo fratello è stato ucciso. La loro storia rivela un indizio importante sulla furia degli elefanti. I due fratelli stavano tornando a casa di sera, portando a mano le biciclette su una strada sterrata. Nessuno dei due aveva visto o sentito il gigante di 4 tonnellate alle loro spalle. I cuscinetti di grasso di 15 centimetri ne attutiscono ogni passo. Poi, senza preavviso, l'elefante aveva gettato a terra Christian. Quindi aveva attaccato il fratello di Christian e lo aveva ucciso. Christian era fuggito, mentre l'elefante scompariva nell'oscurità. I due uomini non avevano fatto nulla per provocare l'elefante. Cosa ha innescato l'attacco? Christian ricorda che il maschio non aveva zanne. È un dettaglio importante. I maschi senza zanne, che gli indiani chiamano Maknas, sono noti per essere talvolta molto aggressivi. Le zanne sono denti incisivi che crescono fino a 3 metri di lunghezza e pesano quasi 200 kg. Sono l'arma più temibile e importante per un elefante. Gli elefanti maschi sono estremamente competitivi. Combattono per affermare il proprio dominio e per conquistare le femmine. Ma in Asia, oltre il 40% dei maschi ha in comune la caratteristica genetica di non avere zanne. Questi maschi senza zanne devono essere più aggressivi per sconfiggere i propri nemici. Sono decisamente più aggressivi rispetto ai maschi con le zanne, perché sono limitati dall'assenza di questo strumento nel combattimento. Willie Tyson sospetta che l'elefante senza zanne abbia attaccato a causa di un aumento di aggressività. Ma la maggior parte degli elefanti senza zanne attacca solo altri elefanti. La vera ragione di questa crisi si trova nella mente complessa degli elefanti. Qualcosa di terribile li spinge ad aggredire. Perché tanti elefanti hanno deciso di attaccare l'uomo? Il segreto si trova nella mente misteriosa degli elefanti. Sappiamo che gli elefanti sono animali molto intelligenti che imparano velocemente.
Il cervello di un elefante è il più grande e pesante tra tutti i mammiferi terrestri. Il cervello di un elefante africano pesa 5 kg, 5 volte più di quello umano. Come nell'uomo, il cervello degli elefanti cresce moltissimo dopo la nascita. Gran parte della loro conoscenza viene acquisita, non è istintiva. Imparano dall'esperienza. Un segno di intelligenza superiore. Gli elefanti formano legami familiari che durano per generazioni. E proprio come noi, provano delle emozioni. Ma hanno un punto di rottura che può cambiarli per sempre. Allo zoo di Pittsburgh, un custode di elefanti è stato attaccato. È con grande difficoltà che annuncio che questa mattina un guardiano dello zoo è stato tragicamente ucciso da un elefante. Moja è una femmina africana di 4 tonnellate che ha aggredito un guardiano dello zoo e lo ha ucciso. La sua decisione di attaccare l'ha cambiata drasticamente. Moja ha conosciuto il potere della violenza. Quando un elefante uccide una persona, subisce un cambiamento. Da quel momento in poi è un elefante completamente diverso. Non teme più l'uomo. Quell'elefante sa che può sconfiggerlo ogni volta che gli si avvicina. La capacità di uccidere di Moja può essere una conseguenza inevitabile di condizioni stressanti. Non posso lavorare con lei da solo. Non mi fido abbastanza da restare solo con lei. Perché dentro di sé ora sa che se viene spinta, deve attaccare. Né in cattività né in natura è possibile leggere nella mente di un elefante. Ma il loro comportamento può fornire degli indizi. Nell'India settentrionale, un altro uomo è stato tragicamente ucciso da un elefante. Sukra Orav era padre di 4 figli. Le circostanze della sua morte rivelano un altro particolare importante che è alla base degli attacchi degli elefanti. Solo 12 ore fa, Sukra e un suo amico passeggiavano in una piantagione di tè. Quando l'amico si era fermato ad accendere una sigaretta, Sukra era andato avanti. All'improvviso, un enorme elefante era spuntato dall'oscurità. Aveva afferrato la vittima e l'aveva scaraventata a terra. L'amico di Sukra, testimone della scena raccapricciante, era corso in cerca d'aiuto. Tyson torna sul luogo dell'attacco con l'amico di Sukra. L'uomo dice che è stato un attacco a sorpresa. E menziona un particolare. Dal maschio proveniva uno strano odore. Quell'odore indica che probabilmente l'elefante si trovava in uno stato di eccitazione chiamato calore. Si tratta di una condizione ormonale che periodicamente colpisce gli elefanti maschi. Il loro corpo è inondato dal testosterone. Questo li spinge a combattere per il diritto ad accoppiarsi con una femmina. Un elefante in calore perde fluidi dal corpo ed emette un barrito inconfondibile. E ha un odore particolare. Gli elefanti, quando sono in calore, attaccano qualsiasi cosa. Da un altro elefante a un grosso albero. Ma questa iperaggressività può trasformare i maschi in spietati assassini. E non solo allo stato brado. Questo maschio in cattività è in calore. Ha spezzato le catene e ha ucciso il suo custode. L'animale in quella fase ragiona poco. Mostra un atteggiamento di dominio e distruzione totale verso qualsiasi cosa si trovi di fronte. Alla fine, gli ufficiali del posto addormentano l'animale.
e ne riprendono il controllo. La furia degli elefanti può assumere molte forme. Da maschi senza zanne che cercano di affermarsi sugli altri, a elefanti in cattività che scoprono il potere di uccidere, fino a elefanti in calore che perdono il controllo. È evidente che sono soprattutto i maschi a rappresentare un pericolo. E le persone che vivono accanto a loro devono stare costantemente allerta. In natura, la società degli elefanti ha trovato il modo di controllare questi maschi turbolenti. Li estromettono dal branco. Sono le femmine a comandare nel mondo degli elefanti. Quando un giovane maschio raggiunge la maturità sessuale, viene relegato ai margini del branco, dove inizia a vivere una vita solitaria. I piccoli vengono allevati da un comitato di madri, nonne e zie. Insieme insegnano alla nuova generazione come essere elefanti. Queste matriarche controllano branchi fino a 80 elefanti. Ma cosa accade quando l'intero branco ha fame? C'è una nuova lotta in India. E questa volta la minaccia non proviene da un solo elefante, ma da un intero branco. Degli elefanti si stanno avvicinando pericolosamente a un villaggio. E gli abitanti sono in apprensione. I rangers devono ricacciare gli elefanti nella foresta. Ma gli elefanti sono una specie protetta. Non gli si può sparare. Willie Tyson sa che questi uomini si trovano nel raggio d'attacco degli elefanti. Gli elefanti superano con facilità un uomo nella corsa. Raggiungono i 40 a 45 km orari. I ranger sperano di ricacciare il branco impazzito nella foresta sparando sopra le loro teste. Ma la raffica di colpi non sortisce l'effetto desiderato. Una delle femmine dominanti dà il segnale e il branco attacca gli uomini. Dannazione. È stato incredibile. La femmina che ha guidato la carica è famosa per aver attaccato più volte l'uomo. Come Moja allo zoo di Pittsburgh, anche questo elefante è stato indotto ad attaccare? Non è indietreggiata. Un comportamento normale sarebbe stato indietreggiare. Ecco, se ne sta andando. Alla fine, gli elefanti si ritirano. Ma qui sta succedendo qualcosa di drammatico. Questi animali sembrano diventare sempre più aggressivi. Le battaglie tra uomini ed elefanti sono in aumento. In media, gli elefanti uccidono 3 persone a settimana nel Bengala occidentale. E ad ogni attacco, una delle cause di questo conflitto appare sempre più chiara. Il cibo. Gli agricoltori stanno distruggendo le foreste di cui gli elefanti hanno bisogno per sopravvivere. Gli elefanti sono costretti a volgersi altrove per trovare il cibo e attaccano i campi seminati dagli stessi agricoltori. Gli elefanti impiegano tutte le loro energie per mangiare e quando si trovano in un campo di grano bello e pronto, tutto ciò che devono fare è raccogliere e mangiare. Gli elefanti adottano una strategia per le loro scorrerie nei campi di grano. Quando cala la notte, sradicano i paletti delle staccionate e calpestano i cavi elettrici. Un solo elefante può mangiare quasi 200 kg di cibo al giorno. Un branco può divorare un campo intero in una notte.
Ora, gli elefanti e gli esseri umani si contendono gli avanzi. Durante la stagione della mietitura nel Bengala occidentale, elefanti e uomini si affrontano quasi tutte le notti. Questa squadra di ranger spera di spaventare gli elefanti e farli tornare nella foresta. Ma gli elefanti affamati non sono pronti a rinunciare al prezioso pasto. È possibile che gli elefanti attacchino a causa della loro spinta a nutrirsi. I ranger contrattaccano gli elefanti che hanno invaso il campo di grano. Gli elefanti tengono la posizione. Nessuna delle due parti può permettersi di perdere questa battaglia per la sopravvivenza. Gettarsi a capofitto in un branco di elefanti è un vero suicidio. Ma questi agricoltori indiani ripongono le proprie speranze in una delle poche debolezze degli elefanti. Gli elefanti hanno una scarsa visione notturna e in genere scappano quando non riescono a vedere il nemico. Le luci abbaglianti degli agenti e il rumore degli spari ricacciano il branco nella foresta. L'attacco di stanotte è un segnale preoccupante. Il conflitto tra uomo ed elefante non è più uno contro uno. Ora, interi villaggi sfidano interi branchi. E alcuni elefanti stanno portando la distruzione a un nuovo livello. Un elefante ha demolito questa casa per cercare cibo. Stavamo dormendo. All'improvviso abbiamo sentito un rumore, il muro è crollato e abbiamo visto l'elefante. Mio marito è uscito insieme ad altre persone per cacciare l'elefante. Ho visto che mio figlio era morto. Aveva 7 anni. Sono rimasta scioccata. Ho preso gli altri miei 2 figli e sono scappata. L'incessante ricerca di cibo è una motivazione fondamentale nel conflitto tra uomo ed elefante. Ma esiste anche una tendenza più allarmante. Gli elefanti perdono il controllo apparentemente senza motivo. Ed è proprio quello che è successo nel Bengala occidentale. Perché un intero branco attacca un villaggio senza portare via cibo? Gli elefanti hanno distrutto metodicamente il villaggio. Ma se non è la fame a spingerli, che cos'è? C'è un indizio per spiegare questa violenza. La scorsa notte gli abitanti del villaggio hanno accidentalmente ucciso un cucciolo di elefante mentre scacciavano un branco dalla loro fattoria. È stata la morte del giovane elefante ad addolorare l'intero branco? Sappiamo che gli elefanti sono genitori eccezionali, completamente devoti alla cura e alla protezione dei loro piccoli. Forse il branco disperato è tornato al villaggio alla ricerca del cucciolo scomparso. E ha sentito il suo odore vicino alle case. Forse il corpo del cucciolo era stato trascinato per il villaggio quando era stato portato via. Ed era questa traccia che seguivano gli elefanti. Se sentivano il suo odore in una casa, la demolivano per vedere se il cucciolo era all'interno. Ciò che appare come la furia degli elefanti potrebbe in realtà essere dolore e disperazione. Alla fine, gli elefanti smettono di cercare e tornano silenziosamente nella foresta. Ma questo attacco apre una dimensione nuova sul nostro modo di vedere gli elefanti. Questi animali non distruggono le case spinti dall'istinto o dalla fame. Le loro azioni sembrano guidate da altre emozioni. Gli scienziati ritengono che gli elefanti risentano profondamente della morte di un membro del branco. Mostrano incredibile tenerezza verso il corpo di un compagno morto.
Questi animali estremamente sensibili sembrano addolorarsi per la perdita dei loro cari. E forse del loro mondo. Il disboscamento, gli incendi e le coltivazioni costringono gli elefanti a vivere in minuscoli spazi di terra e a rifarsi inevitabilmente sul loro vicino più ostile, l'essere umano. I bracconieri uccidono gli elefanti adulti per il loro avorio. Nei villaggi vengono uccisi per la loro carne. E talvolta, impotenti guardiaparco sono costretti a decimare i branchi divenuti troppo grandi per il loro habitat sempre più circoscritto. A questo ritmo, la specie potrebbe estinguersi in pochi decenni. La professoressa Gay Bradshaw dell'Oregon studia il conflitto tra gli uomini e gli elefanti. Ritiene che sia gli elefanti in cattività che quelli selvatici attacchino l'uomo in risposta a un mondo che cambia. La ricerca scientifica è sempre più convinta che gli animali hanno dei limiti di sopportazione, che hanno delle emozioni, che sentono dolore. Gay e la sua squadra di ricercatori hanno una nuova sorprendente spiegazione per la furia degli elefanti. Ritengono che questa stia peggiorando sempre di più a causa della paura, della disperazione e dello stress. Gli elefanti sentono che la loro vita è in pericolo. Il crescente numero di attacchi all'uomo è ascrivibile al fatto che sono cronicamente stressati o al fatto che hanno vissuto un trauma di qualche tipo. Se si parla con gli esperti di elefanti o con chi vive con questi animali, dicono tutti di non aver mai assistito a questa sorta di istinto omicida collettivo. Cosa sta succedendo nella mente degli elefanti? La loro vita è diventata troppo stressante da sopportare? E noi possiamo fare qualcosa per placare la loro rabbia? Riteniamo che alcuni elefanti attacchino spinti da un istinto ormonale, perché sprovvisti di zanne, per fame, per ritrovare i loro cari, o per la stressante lotta per la sopravvivenza. Le cause del conflitto tra uomini ed elefanti sono così diverse che potrebbe essere impossibile controllarle tutte. Ma esiste un modo per fermare gli attacchi degli elefanti prima che abbiano inizio? Lo Zambia è uno dei paesi più colpiti dagli attacchi degli elefanti africani. Gli elefanti hanno devastato questo villaggio. Ma Desmond e Sidney Mukumba si rifiutano di cedere la propria casa a loro. Hanno ucciso nostra sorella. Hanno ucciso nostro figlio. Tutti hanno paura di vivere in questo villaggio. Abbiamo perso ogni cosa. Il biologo dottor Lockie Osborne sta mettendo a punto una soluzione artigianale contro gli attacchi degli elefanti. Un misto di scienza e cibo piccante potrebbe salvare questo villaggio e molti altri. Questi secchi contengono una potente arma anti-elefante. Peperoncini. I peperoncini contengono un agente chimico chiamato capsaicina. È la sostanza che conferisce ai peperoncini il loro sapore piccante. A molte persone piace, ma gli elefanti la detestano. Ciò che provoca in noi un leggero dolore al naso causa negli elefanti un dolore 10 volte più intenso. Si ritiene che l'olfatto di un elefante sia il più sviluppato tra tutti i mammiferi terrestri. Sono in grado di sentire odori da oltre 20 km di distanza e i peperoncini possono essere molto sgradevoli. Gli elefanti hanno migliaia di recettori nervosi nella proboscide, 500 volte più di un essere umano. Anche la minima traccia di peperoncino provoca una sensazione di bruciore che può mettere in fuga anche gli elefanti più aggressivi. Gli abitanti del villaggio mescolano il peperoncino con olio per auto per creare una pasta irritante da spalmare sulle staccionate.
Mattoni di sterco di elefante essiccato e peperoncino creano un fumo irritante per gli occhi, in grado di respingere l'invasore. Una bomba a peperoncino altamente tecnologica, sparata direttamente nel branco, può fermare gli attacchi prima che inizino. Il peperoncino sfrutta l'olfatto sviluppato degli elefanti, fermando gli animali mentre si avvicinano. Altri scienziati stanno studiando il linguaggio degli elefanti. È possibile convincere a parole un branco di elefanti a non attaccare? La biologa Caitlin O'Connell Rodwell sta decodificando la comunicazione tra elefanti. Vuole cercare di mettere in fuga gli elefanti servendosi del loro stesso linguaggio. Gli elefanti comunicano vocalmente, visivamente e chimicamente. Usano persino barriti a bassa frequenza molto al di sotto delle frequenze percepite dall'orecchio umano, che altri elefanti sentono fino a 50 km di distanza. Ma Caitlin ritiene che gli elefanti si servano di un'altra strategia molto particolare per scambiarsi informazioni. È possibile che comunichino attraverso le zampe. La zampa di un elefante è come la pelle di un tamburo. Le vibrazioni colpiscono la superficie della zampa e risuonano all'interno della grossa base. In altre parole, le zampe degli elefanti agiscono come altri quattro timpani. Questi enormi ricevitori possono percepire deboli segnali da chilometri di distanza. È possibile che gli elefanti si servano di onde sismiche per comunicare tra loro a grandi distanze. Caitlin e la sua squadra stanno verificando le loro teorie in una grande pozza d'acqua in Namibia. Per prima cosa mettono alla prova il normale senso dell'udito di un elefante. Vengono posizionati degli altoparlanti attorno all'animale. Trasmettono il richiamo di un elefante che avverte che si stanno avvicinando i leoni. La reazione è immediata. Poi ripetono il richiamo d'allarme nel raggio d'ascolto di un branco. Credendo che si stiano avvicinando i leoni, gli elefanti fuggono per mettersi in salvo. Ma i suoni si propagano molto più velocemente sottoterra che nell'aria. La squadra mette speciali amplificatori sotto la sabbia. Se questi animali riescono effettivamente a percepire richiami d'allarme attraverso le zampe, il test potrebbe dimostrarlo. Il grido d'allarme viene trasmesso dagli amplificatori sottoterra. Gli elefanti percepiscono il suono. Il branco si immobilizza, forse in attesa di altre informazioni. Poi forma due cerchi per proteggere i piccoli. Si riuniscono in un gruppo. Tutti i piccoli si riparano sotto gli adulti e raggiungono il centro del cerchio. Poi le sentinelle si schierano in difesa. Alla fine, gli elefanti scappano. È un'incredibile dimostrazione delle loro dinamiche di gruppo e del modo in cui effettivamente comunicano attraverso il terreno. Ma cosa fare quando gli elefanti non ascoltano? Un numero sempre maggiore di questi giganti viene spinto al punto di rottura. Una nuova teoria potrebbe rivelare una causa fondamentale per la furia degli elefanti. Se fosse vera, guarderemmo gli elefanti in maniera completamente diversa. L'uomo non è l'unico obiettivo dell'aggressività degli elefanti. E una serie di attacchi a un'altra specie fornisce una nuova sorprendente motivazione. Oltre 50 rinoceronti sono morti in due parchi nazionali sudafricani. Chi li ha attaccati? Un branco di giovani elefanti maschi. La loro violenza non ha precedenti.
Le loro motivazioni sono sconosciute. I ricercatori sono rimasti sorpresi nello scoprire che gli aggressori condividono una caratteristica. Sono orfani. Da sempre i branchi di elefanti vengono ridotti o sterminati quando il loro numero cresce troppo per il loro habitat. E i primi ad essere uccisi sono generalmente i grandi adulti. Questo lascia i piccoli senza madre né padre, né la guida fondamentale degli adulti. Solo oggi riconosciamo negli elefanti comportamenti simili a quelli osservabili negli esseri umani, vittime di un genocidio, la cui comunità è stata distrutta, la cui cultura è stata cancellata. Purtroppo non c'è nessuno che insegni ai giovani elefanti come essere elefanti. Gli aggressivi maschi orfani non hanno altri maschi adulti che li mettano in riga. Raggiungono la maturità sessuale molto presto e la loro eccitabilità, indotta dal calore, dura a lungo, talvolta per mesi. I guardiaparco hanno iniziato a uccidere i maschi ribelli uno ad uno. Ma poi optano per un'altra strategia che permette ad altri elefanti di risolvere il problema. Introducono nel parco diversi elefanti maschi adulti. I risultati sono immediati. I maschi più anziani assumono subito il controllo. I giovani aggressivi si calmano immediatamente e gli attacchi cessano. È un raro esempio di come l'uomo può ripristinare il disegno della natura. Troppo spesso siamo noi a creare le condizioni che accendono la rabbia negli elefanti. Il bracconaggio, lo sterminio e la distruzione del loro habitat per le coltivazioni devasta la cultura degli elefanti, creando una sorta di zona di guerra. E uno studio rivoluzionario ha dimostrato che esiste una stretta connessione tra gli elefanti e gli esseri umani. Entrambi siamo soggetti a una malattia identificata solo qualche decennio fa. Una malattia provocata dalla guerra. Quando gli uomini combattono una guerra, distruggono molto più che il semplice paesaggio. La vera tragedia sono le comunità, le famiglie e le vite distrutte dalla violenza. E quando gli elefanti vengono braccati, uccisi o attaccati, soffrono di un trauma psicologico simile. Osservando la psicologia degli elefanti e studiando lo sviluppo del loro cervello, è evidente che questi animali sono molto stressati. E mettendo a confronto gli esseri umani e gli animali, possiamo dire che l'iperaggressività è frutto di un disturbo post-traumatico da stress. Per la prima volta, alcuni scienziati stanno diagnosticando un disturbo post-traumatico da stress in un animale diverso dall'essere umano. È un modo sorprendente di considerare la furia degli elefanti. Otteniamo un quadro completamente diverso del motivo per cui un elefante all'improvviso uccide il suo custode o diventa improvvisamente aggressivo rincorrendo e uccidendo qualcuno. Questo comportamento è coerente con l'esperienza di un trauma. Iperaggressività, agitazione e rabbia sono i tipici sintomi del disturbo post-traumatico da stress. Oggi possiamo vedere gli elefanti in una luce completamente nuova. Un elefante senza zanne avrebbe ucciso se non fosse stato costretto a vivere accanto all'uomo? Un maschio in calore avrebbe ucciso se un branco di maschi anziani avesse tenuto a bada i suoi ormoni? Un elefante affamato avrebbe ucciso se avesse avuto abbastanza foresta per sfamarsi? E un intero branco avrebbe distrutto un villaggio se il suo prezioso cucciolo non fosse stato ucciso?
La diagnosi del disturbo post-traumatico da stress permette di considerare in modo diverso il conflitto tra uomo ed elefante. Prendiamo il caso dell'amico di Willie Tyson, Alan Campbell. Quando la femmina, Tyke, decide di attaccarlo, non c'è modo di fermarla. Tyke era molto concentrata, aveva calcolato perfettamente quello che avrebbe fatto. Rifletteva su ciò che stava facendo, non era solo accecata dalla rabbia. Alan Campbell cerca di riprendere il controllo dell'elefante. Ma mentre lo fa, Tyke lo schiaccia con la testa. Tyke corre in strada. Costringe la polizia a seguirla prima di ucciderla. Che cosa ha innescato l'attacco di Tyke? C'è qualcosa nel suo passato che corrisponda a una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress? I documenti indicano che Tyke è stata portata via dalla foresta quando era un cucciolo. È possibile che uno o entrambi i suoi genitori siano stati uccisi per ridurre il branco. E i piccoli orfani sono stati venduti al circo. Tyke probabilmente ha assistito alla morte dei suoi genitori prima di essere catturata. Il piccolo è essenzialmente incapace di gestire lo stress. Prova forti emozioni, si sente minacciato. Le vittime del disturbo post-traumatico da stress hanno flashback dei terribili eventi del loro passato. Forse Tyke stava rivivendo il suo trauma infantile. Possono percepire una situazione come minacciosa perché forse ricorda loro una situazione di grande pericolo, anche se in realtà non costituisce un pericolo per la loro vita. È quello che chiamiamo disturbo post-traumatico da stress. Nell'India settentrionale la crisi continua. Un altro agricoltore è morto cercando di sfamare la propria famiglia. Ucciso da un altro elefante in cerca di cibo. Mentre le fiamme divampano, il barrito di un elefante risuona nella notte. Ancora una volta, gli elefanti stanno tornando nei campi, in cerca di cibo. E ancora una volta, gli agenti del posto vanno a cercarli. Gli elefanti sono entrati in un villaggio vicino. Chiedono a un agricoltore chi è stato attaccato dall'incursione degli elefanti. Ma l'uomo non è in grado di parlare. Il disturbo post-traumatico da stress colpisce tutti indistintamente. Un grosso elefante viene avvistato nei pressi del villaggio. È un maschio enorme. Sta facendo razzia del raccolto. Questi elefanti hanno esaurito le riserve di cibo nella foresta vicina e sono costretti a venire a nutrirsi qui? Le luci e i falò abbaglianti del villaggio non mettono più in fuga l'elefante. Ha imparato che l'uomo non può fargli del male? Il maschio torna a sfidare l'uomo. È un momento simbolico. Elefanti e uomini sono impegnati nella lotta. Alla fine, gli uomini sparano un colpo d'avvertimento e l'elefante si ritira. Ma solo per questa notte. Gli elefanti alla fine non faranno più caso ai falò e ai fucili e attaccheranno la gente perché sanno che non ci saranno conseguenze. Le cose stanno così, si fa solo tanto rumore, ma per che cosa? Dobbiamo affrontare il problema in maniera diversa. Willie Tyson sa che il conflitto è tutt'altro che concluso. La furia degli elefanti è più complessa di quanto si sia mai immaginato.
ormoni, fame, dolore e stress. Tutto questo spinge alcuni elefanti ad attaccare. Ma ora che lo sappiamo, cosa faremo? Siamo disposti a dare agli elefanti più terra, più dignità, più speranza. Se gli elefanti non inizieranno ad avere più spazio e una struttura sociale più solida, il loro comportamento probabilmente non cambierà. Anzi, si avvicinerà sempre più a quello che noi riteniamo un comportamento anormale e iperaggressivo. Senza il nostro aiuto, gli elefanti scompariranno per sempre. A questi ritmi potrebbero estinguersi in pochi decenni. Dobbiamo considerare gli elefanti per ciò che sono: esseri estremamente intelligenti, sensibili e complessi. Quando attaccano, c'è sempre una ragione. È ormai opinione condivisa che gli elefanti assomigliano molto all'uomo. Non è necessario liberarci degli elefanti o dominarli. Dobbiamo imparare a convivere con loro. Col tempo, impareremo che questi straordinari animali, dall'aspetto molto diverso dal nostro, hanno sentimenti molto simili ai nostri.